scorso al Lingotto di Torino, Salone del Gusto e Terra Madre, evento biennale nato nel 1996 e cresciuto negli anni fino a diventare appuntamento di rilievo internazionale. Da quest'anno il mercato dei produttori italiani e dei presidi di Slow Food, l'associazione che organizza l'evento, è parte integrante con l'esposizione delle comunità del cibo in arrivo dai quattro angoli del pianeta, un passo avanti verso quella riconciliazione globale di agricoltura ed economia da cui tutto partì. All'inaugurazione il 24 ottobre hanno partecipato i delegati degli oltre 100 paesi presenti, il presidente onorario di Slow Food, Carlin Petrini, e ospiti internazionali come il presidente della FAO, José Graciano da Silva, e il premio Nobel Dario Fo con un monologo sulla fame. Un fuoco meraviglioso, chi c'è sulla padella, poi che c'è il blutino, che c'è il marmo, che c'è il fuoco, sale, che c'è l'aglio, la cipolla, la teta, boh, che bellissima, la carna, che carnassa, mi dice, lo taglio a tocchi, a feti, lo metto a metà, lo Nei padiglioni del Lingotto ce n'è per tutti i gusti, dallo street food ai grandi nomi della gastronomia fino alle idee per salvaguardare l'ambiente per un cibo buono, pulito e giusto che cambi il mondo. Il voto è anche nella forchetta e il salone è un seggio pieno di prodotti tipici. Ci piace fare un po' dell'olio, abbiamo un frantoio tutto nostro, poi ci piace trasformare le verdure, in parte metterle così sott'olio come le potete vedere qua, ma poi facciamo anche pestati dove effettivamente si va a prendere la verdura, la si va a lavorare, non dico manualmente ma quasi, quindi può sembrare un battuto fatto in casa, ecco perché si chiama anche pestato, così si vede anche un discorso di glarunometria all'interno, ecco così, del vaso. Ecco. Si possono usare tranquillamente sia sul pane ma anche per fare dei primi piatti. Usiamo un prodotto al fresco, di conseguenza non si sente mai quel classico retrogusto citato. Poi abbiamo una linea di sughi, poi abbiamo un po' di olive e poi facciamo anche degli oli agrumati, dove non so, può essere oltre all'extravergine, l'olio al limone, all'arancio, al mandarino, degli oli speziati, non so, col piccante, col basilico, alle erbe e via dicendo. Abbiamo una bontà proprio eccezionale del prodotto, sono tutti prodotti naturali, dalla ricotta nostra siciliana alla frutta candita, alla cassata con i sapori particolari proprio dei colori del meridione, del sud. Noi siamo innanzitutto un'azienda certificata, cioè tutti i nostri ingredienti provengono esclusivamente dalla Sicilia, dalla ricotta che proviene dai Monti Sicani, che è una delle migliori zone della Sicilia dove abbiamo pascoli verdi e l'animale mangia bene, produce un buon latte e si ottiene un'ottima ricotta, abbastanza genuina. Poi noi non utilizziamo nei nostri prodotti, non utilizziamo conservanti né coloranti e sono privi di grassi idrogenati. È un rollò delizioso, lo chiamiamo così, è una pelle di pan di Spagna molto delicata, con abbondante uovo. All'interno abbiamo delle gocce e abbiamo una crema di ricotta con gocce di cioccolato fondente. E guardi, una delizia, poi è tutto spolverato con zucchero a velo, cannella e una puntina di scorzetta di limone, sempre siciliano. Sono due scamorze di pasta dura, di pasta di caciocavallo. Sono dei formaggetti che, a pasta filata, che hanno una lunga attitudine alla conservazione nel tempo e che sono stupendi, magnifici, sia mangiati crudi che fatti arrosto. Fanno parte di questa antica tradizione molisana, alto molisana nella fattispecie, e io aggiungerei della mia famiglia che da 10 generazioni fa questo lavoro e che quindi fa parte a tutti gli effetti di questa lunga storia di formaggi particolari dell'Italia meridionale. Finalmente l'esclamazione che parecchi consumatori di pasta senza glutine fanno in modo naturale, perché assaggiando la nostra pasta senza glutine con i processi lavorativi di Gragnano, che abbiamo noi una tradizione molto antica a Gragnano di pasta, esclamano: finalmente una pasta che ha una tenuta in cottura eccellente, non si spacca, una pasta veramente di qualità. Dopo 2 anni di studi e ricerche siamo riusciti a lavorare opportunamente gli amidi, essendo che nel mais e il riso manca il glutine, quindi il collante che tiene insieme la pasta, però con processi di lavorazione agendo sugli amidi siamo riusciti ad avere una pasta che abbia poi queste caratteristiche. I formati a disposizione sono i nostri formati classici di Gragnano, quindi formati giganti, paccheri, ed ecco perché finalmente anche i consumatori di pasta senza glutine possono avere il famoso pacchero di Gragnano, i fusilloni, i fidanzati, che sono tutti formati extra large che facciamo nel nostro pastificio. Sapori e colori che da quest'anno sono accompagnati anche da un inno, quello scritto da Roy Pace e dall'ensemble Terra Madre, da lui diretto.